Gentili telespettatori, con la puntata odierna proseguiamo il discorso che abbiamo già iniziato la scorsa settimana sulla garanzia post-vendita e vediamo altri diritti che sono previsti dal codice del consumo su questa materia. Allora, la prima cosa da dire è che la garanzia post-vendita, ricordiamolo, ha una validità di 24 mesi e quindi il consumatore che intende esercitare questo diritto può farlo entro 24 mesi dalla data di acquisto e quindi bene conservare lo scontrino o la fattura per dimostrare appunto con certezza la data in cui il bene è stato acquistato. Ricordiamo sempre che il vizio deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta e quindi quando ci si trova di fronte a un difetto di conformità, il consumatore non deve fare altro che contestarlo al venditore. Vi è una previsione, purtroppo spesso poco conosciuta, e cioè che i difetti del bene che si sono verificati nei primi 6 mesi dall'acquisto, si presumono esistenti già al momento della vendita, quindi si presume che il bene sia stato venduto già difettoso. Quindi attenzione, se il difetto si verifica entro i 6 mesi dall'acquisto, è come se già fosse stato venduto difettoso. Quindi questo è importante perché mentre in altri casi il consumatore si potrebbe trovare diciamo, nell'obbligo di dover dimostrare questo difetto che si è venuto a verificare, in quel caso è chiaro che ci troviamo di fronte a una presunzione prevista dalla legge che facilita certamente la posizione del consumatore. Questo è importante rispetto a quelle che possono essere i diritti che possono essere esercitati quando è passato poco tempo dall'acquisto. Passando agli altri rimedi, la scorsa volta abbiamo visto i cosiddetti rimedi primari, la riparazione o la sostituzione del bene. Oggi vediamo altri rimedi che sono i cosiddetti rimedi secondari. Quali sarebbero? I rimedi secondari sono quelli che spettano al consumatore nel momento in cui non si può procedere né alla riparazione né alla sostituzione del bene. E quali sono? Sono la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Cosa accade? Accade appunto che se non si può procedere ai rimedi primari, allora il consumatore dice, vabbè, non si può riparare, non si può sostituire, io mi devo tenere il bene che presenta comunque un difetto, funziona parzialmente, ma mi fa questo difetto, scelgo di tenermelo. Però tu a questo punto mi devi ridurre il prezzo che io ti ho pagato, perché è chiaro che il bene ha una funzionalità minore rispetto a quella che mi era stata promessa e garantita. E allora, ad esempio, in questo caso il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo e quindi se ha pagato X può chiedere che gli venga restituita una somma parziale pari a Y, perché questa è, diciamo, è la conseguenza di quello che è un difetto che resta nel bene. Può invece accadere che non si può neanche parlare da questo punto di vista di riduzione del prezzo, perché il consumatore dice il bene non funziona, tu non me lo puoi riparare, le riparazioni non hanno sortito effetto, la sostituzione non è possibile, non intendo certamente tenermi questo bene. A questo punto chiedo la risoluzione del contratto, quindi chiedo che venga sciolto il contratto di vendita del bene e quindi io ti restituisco il bene così come com'era, difettoso, e tu mi devi, e tu venditore, mi devi restituire le somme che ti ho pagato. Ecco, questa è un'altra soluzione che spesso viene proposta dal consumatore al venditore, perché anche qui è il consumatore che ha la facoltà di scegliere su quella che è, diciamo, la strada che intende percorrere, e quindi il consumatore può dire risolviamo il contratto e restituiscimi i soldi. Anche qui un'ampia garanzia a favore del consumatore che si ritrova di fronte alla possibilità di avere restituiti i soldi che ha pagato e
e che giustamente doveva prima o poi riavere indietro, visto che il bene presentava dei difetti. In questa faccenda della risoluzione vi è un aspetto abbastanza interessante che è meritevole di attenzione, e cioè quando accade che il consumatore acquista un bene attraverso un contratto di finanziamento, non ha i soldi per acquistare quel bene e il venditore gli dice: ti faccio il contratto di finanziamento collegato attraverso il quale tu pagherai X euro al mese e ti sciogli. Può capitare che anche la stessa offerta di vendita del bene contenga, con delle offerte allettanti di tasse di interesse bassi, contenga l'offerta dicendo: ti faccio direttamente il finanziamento, a prescindere che tu i soldi ce li abbia o non ce li abbia, ti do queste condizioni che ti agevolo, ti vendo il bene e ti faccio il finanziamento. Allora, è chiaro che nel momento in cui acquista il bene e stipula il contratto di finanziamento, il consumatore è tenuto a pagare mensilmente gli interessi. E allora, se il bene funziona e non ci sono problemi, nulla accade, perché io utilizzo il bene, pago le rate e non c'è nessuna questione. Ma se questo bene comincia a difettare, non funziona, io non lo utilizzo, dall'altro lato mi trovo costretto a pagare le rate, perché se il consumatore non paga le rate potrà subire tutta una serie di pregiudizi, quale segnalazioni, eccetera, eccetera. Quindi il consumatore spesso si trova stretto in questa morsa tra un bene che ha acquistato che non funziona e il finanziamento e i soldi che deve pagare. Quali sono le tutele? Ecco, questo è importante perché è previsto che la risoluzione del contratto principale, e quindi il contratto di vendita del bene o del servizio, comporta la risoluzione del contratto di finanziamento collegato. Quindi non ci troviamo di fronte a due contratti distinti l'uno tra l'altro, ma ci troviamo di fronte a due contratti che sono tra loro collegati, e la risoluzione dell'uno comporta la risoluzione dell'altro. Significa quindi che io posso ritenermi sciolto dal pagamento delle rate se il contratto principale viene risolto. È chiaro che questo può non avvenire subito, e allora il consumatore che fa? Nel frattempo deve pagare. Bene, in questi casi il consumatore è importante che invii una lettera subito sia al venditore che alla casa che ha concesso il finanziamento, sia una banca sia una finanziaria, faccia una contestazione a entrambi dicendo: io sto risolvendo il contratto principale e quindi chiedo di risoluzione il contratto e chiedo quindi la sospensione delle rate. Fin quando non c'è un riscontro da parte della finanziaria o della banca, io consiglierei comunque di pagare le rate, però certamente queste sono comunque tenute a sospendere immediatamente il pagamento delle rate e anche a rimborsare le somme che eventualmente sono state corrisposte. Quindi sia chiaro che il consumatore, se ha pagato delle somme, ad esempio il bene presenta un vizio dopo un anno, è chiaro che il consumatore ha pagato dei soldi in questo anno, il venditore si è preso le somme, la finanziaria si è presa le somme, il consumatore ha diritto, se il contratto si risolve, ha diritto ad avere restituito quello che ha pagato. Sarà un problema tra finanziaria e venditore dire chi dei due dovrà pagare, il consumatore deve avere indietro i soldi che ha pagato se il contratto si risolve. Questa è una cosa che si sta diffondendo sempre più, anzi dobbiamo dire che in passato questa tutela normativa non era così chiara sui due contratti di vendita e finanziamento, adesso è stata espressamente regolamentata, e quindi prima era stata la giurisprudenza che aveva in qualche modo stabilito la possibilità di risolvere il contratto di finanziamento collegato pur in assenza di una previsione di legge, anche se poi era stata richiamata la previsione dei mutui di scopo. Oggi, in ogni caso, la normativa consumeristica consente espressamente che il consumatore può invocare la risoluzione del contratto di finanziamento in presenza di una risoluzione del contratto di vendita. Anche questi sono dei diritti importanti, e quindi ci rivedremo nei prossimi giorni per affrontare altri argomenti. Salve.